sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare. Verremo ancora le vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assorti, siete per sempre coinvolti. Oggi siamo davanti al Palazzo della Regione per cantare una serie di canzoni di André, in particolare la canzone del Maggio, per chiedere a Toti di dimettersi e per chiedere alla politica tutta di assumere una serie di azioni concrete per cambiare il modello qua in Liguria. Le cose che sono uscite in queste settimane e mesi sono già abbastanza significative. Il punto non è giudiziario, ma politico e morale. Crediamo che si debba dimettere e lasciare il giudizio agli elettori, perché non può tenere in ostaggio la regione per le sue vicende. La manifestazione di oggi è una delle diverse manifestazioni che ci saranno in questi mesi, e ci saremo anche domani. I cittadini della Liguria sono stufi di questo sistema di potere. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto. Domani verranno a Genova i leader del centrosinistra. Allora abbiamo chiesto di non venire in questa piazza per cercare solo applausi, ma per mettersi anche in ascolto. Buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti. In Liguria c'è un fronte unitario, perché i partiti lo stanno costruendo. Domani in piazza ci saranno Schlein, Conte, Bonelli e Frattoianni, quindi c'è un fronte unitario. Il problema è che il fronte unitario, composto solo dai partiti e dalla politica, forse oggi non basta più. Quello che ci aspettiamo è che loro facciano uno sforzo per coinvolgere anche quelle realtà della società civile che si stanno impegnando dal basso da oltre due mesi per chiedere a Toti di dimettersi e per chiedere alla Liguria di cambiare. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre